L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione di tutti i civili da Gaza, nel sud dell'enclave palestinese, nel settimo giorno di guerra tra Israele e Hamas. Sarà permesso di tornare a Gaza City solo quando verrà fatto un altro annuncio che lo consentirà, aggiunto l'esercito. Allo stesso modo, lavoratori e funzionari di organizzazioni internazionali presenti nella striscia affermano che Israele ha invitato anche loro a lasciare il nord del paese e ad evacuare verso l'area del varico di Rafah. Mezz'ora dopo l'ordine di evacuazione di massa a Gaza, il politico egiziano Pakri ha accusato Israele di voler spingere i palestinesi in Egitto. In un post pubblicato su X ha scritto: sembra che questo avvertimento preannunci l'imminente aggressione di terra e lo spostamento forzato della popolazione della striscia di Gaza verso il confine dell'Egitto. L'Egitto teme un afflusso massiccio di migranti. Ha chiesto che gli aiuti internazionali quindi vengano convogliati attraverso il valico di Rafah con Gaza. Dopo l'annuncio dell'esercito israeliano alla popolazione della parte nord di evacuare, l'agenzia dell'ONU per i rifugiati palestinesi ha annunciato di avere spostato il centro delle proprie operazioni nella parte di Gaza Sud.